Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. È il momento di spiegare l'inspiegabile in compagnia di Massimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP, padrone di casa. Eccoci qua. In questo spazio dedicato al soprannaturale e all'occulto. E questa settimana parliamo di uno dei temi forse in assoluto più scottanti, più scabrosi che riguardano l'occulto. Lo spiritismo, qui cominciamo ad affrontare addirittura l'aldilà. Allora, qual è l'esperienza del CICAP riguardo spiritismo? Lo spiritismo è uno degli argomenti sicuramente più affascinanti di tutto il mondo dei misteri, del paranormale. Perché? Perché si sostiene di potersi mettere in contatto con chi non c'è più, con le persone che sono scomparse, che se ne sono andate, e di poter parlare ancora con loro, di poterle addirittura vedere manifestarsi in qualche modo. Lo spiritismo nasce nel 1848, addirittura un anno e un giorno preciso, perché quel giorno succede che due bambine che abitavano in un cottage con la famiglia nello stato di New York sentono dei colpi sui muri di legno della loro casa, dei colpi che sembrano non avere un'origine precisa e che sembrano intelligenti, perché quando la mamma delle bambine fa delle domande, se è un'entità disincarnata, questi colpi, tac, rispondono come appunto fosse qualcuno che risponde. E sembrava allora di parlare con uno spirito. Era la prima volta. Da lì che è nato poi il famoso "se ci sei batti un po'". Esattamente, è nato proprio lì. La voce si è diffusa che in casa di queste bambine si poteva parlare con gli spiriti, al punto che sempre più gente andava a trovarli perché volevano parlare anche loro con i loro cari scomparsi. Pian piano sono spuntati altre persone che adesso si chiamavano medium, cioè mezzo tra l'aldilà e l'aldiquà, capaci anche loro di evocare gli spiriti. La cosa si è ingrandita al punto che ha raggiunto l'Europa, che è diventato un grosso movimento religioso, che però al di là della religione aveva delle pretese anche scientifiche, perché si diceva sono fenomeni quelli che grazie agli spiriti il medium riesce a realizzare, che si possono ripetere, si possono verificare. E quindi un grande stimolo anche per gli scienziati dell'epoca, no? Siamo alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si scopre un po' di tutto, si scoprono i raggi X, le onde radio, tutte cose invisibili, no? Che non si possono toccare ma che esistono. E allora perché? L'impossibile sembra possibile. Esatto, perché non deve esistere anche una dimensione invisibile dove si trovano le persone che non ci sono più? Il grande mistero della vita, cioè dove andiamo a finire. Quindi, quando la vita mortale legittimo finisce. Anche l'interesse scientifico in questo campo. All'inizio ci sono addirittura medium che affermano di poter materializzare lo spirito, cioè rendere visibile il fantasma di chi non c'è più. E ci sono delle sedute spiritiche che si organizzano in una serie di sedute spiritiche molto famosa, c'è addirittura protagonista un fisico inglese, Sir William Crookes, celebre inventore per il tubo catodico e per tante altre cose, quindi un personaggio della storia della fisica importante, che organizzava sedute con una ragazzina che diceva di poter evocare lo spirito del fantasma, quindi il fantasma della figlia del pirata Barbanera, che si chiamava Katie King. Lei, questa medium, questa ragazzina, si ritirava nel cosiddetto gabinetto medianico, che era un'altra stanza della casa, tirava una tenda, tutti gli altri si sedevano nella stanza della seduta, tenendosi per mano, pregando, cantando, nella penombra sempre. Dopo un intervallo di tempo più o meno variabile, non c'era la televisione, non c'erano divertimenti d'altro tipo, quindi le serate bisognava riempirle in qualche modo, si scostava la tenda e usciva il fantasma, tutto vestito di bianco, quasi risplendente, che si avvicinava alle persone, salutava, parlava. Ma la cosa bizzarra, diceva Crookes, questo fisico che le studiava, era che il fantasma non era trasparente e evanescente, era solido, si poteva toccare, addirittura era caldo, come se circolasse del sangue ancora, no? Questo forse avrebbe dovuto far sorgere qualche dubbio. Per esempio, o se non altro il fatto che la faccia del fantasma era identica a quella della medium, un altro dettaglio che avrebbe dovuto forse far pensare che... Ma siamo nella Londra vittoriana, quindi un periodo dove non era elegante mettere in dubbio la parola di una signora. E se la signora diceva che lei era dietro la tenda, lei era dietro la tenda. Nessuno, sicuramente non William Crookes, ha spostato la tenda per vedere... Benvenuti volgari in questo caso. Ecco. Cosa infatti hanno fatto? È così è successo qualche tempo dopo. Qualcuno un po' meno raffinato ha acceso una luce, ha tirato la tenda, ha afferrato il fantasma, ha visto che dietro la tenda c'erano solo i vestiti della medium che si era cambiata semplicemente, e poi era uscita fingendo di essere il fantasma. Una vera e propria burla, insomma. Una burla. Diciamo una bufala, una truffa di cui ce n'erano tanti esempi a quell'epoca. Che fine hanno fatto le due bambine che hanno, come dire, inventato lo spiritismo? E la cosa curiosa è questa: 40 anni dopo essere diventate le più famose medium americane, queste sorelle Fox si chiamavano, stufe forse di questa vita passata
effettivamente nell'inganno hanno ammesso che era tutto partito da uno scherzo. Quel giorno fatale del 1848 loro avevano voluto farsi così prendere in giro i genitori e avevano imparato a schioccare le dita dei piedi appoggiandole alla testata del letto piuttosto che ai pavimenti tutti in legno. Si sentivano questi schiocchi nascosti dalle gonne e sembravano rimbombare per la casa. E quando poi così tanta gente si è rivolta a loro con speranze, con disperazione, tante volte il coraggio di ammetterlo, non avevano il cuore di ammetterlo e di riconoscere che era stato così, solo uno scherzo. Però di sedute spiritiche e di fenomeni delle sedute spiritiche se ne è continuato a parlare anche nei decenni a venire. Esiste addirittura un filmato molto, molto raro, ma poco visto, di una seduta spiritica realizzata a infrarossi negli anni 50-60, quando non si capiva bene che cosa facessero questi infrarossi, no? Per cui non si aveva l'idea di che cosa poteva riprendere. Seduta era al buio, cosa vuoi che riprenda una telecamera? E quello che successe in questo filmato che possiamo vedere è che la telecamera riprende i complici del medium che entrano da un passaggio segreto tutti bardati, vestiti di bianco, si infilano nel cosiddetto gabinetto medianico, poi escono scrollando del tulle per far finta di essere arrivati da chissà quale dimensione, e l'immagine è abbastanza esplicita, insomma, direi, non lascia equivoci, non è proprio un fantasma quello che vediamo, un signore con su una calzamaglia. Beh, eccetera. Questi esempi, insomma, ci fanno guardare alla realtà dello spiritismo veramente con un'aura proprio di burla, di scherzo, diciamo così. Però sempre nello stesso ambito, nell'ambito dello spiritismo, ci sono anche esempi per i quali, parlandone, direi di togliere mi tolgo il sorriso che ho avuto fino ad ora, perché qui si entra in un campo più serio, se non altro per questione di rispetto nei confronti delle persone che, diciamo, ci credono. Ed è il caso di un genitore che disgraziatamente ha perso un figlio, cosa che provoca un dolore assolutamente che non potrà mai più essere cancellato, e che si rivolgono a fenomeni tra virgolette inspiegabili, come appunto la scrittura medianica o addirittura la registrazione su nastro di voci provenienti dall'aldilà. Certo. Qui come dobbiamo affrontare? Questo sì, in effetti è un altro aspetto sempre dello stesso fenomeno, cioè il desiderio di poter contattare chi non c'è più, al di là della mera curiosità. Qui c'è proprio un bisogno tante volte forte, radicato, di superare un dolore forse insuperabile, no? E allora tante persone si rivolgono a questa tecnica che si chiama psicofonia e che consiste nel registrare con un registratore che deve essere il più vecchio possibile. Questa è una delle regole della psicofonia. Perché? Deve essere vecchio possibile, perché altrimenti se è troppo nuovo, se è schermato da ogni tipo di interferenza, onde radio, così, non funziona più, non registra più le voci degli spiriti. Allora il problema che cos'è? Noi abbiamo dei tecnici, degli esperti di fonici e tecnici audio che organizzano esperimenti con le persone che praticano la psicofonia e si accorgono che queste presunte voci sono in realtà dei fruscii, delle interferenze, delle voci magari della strada che nessuno nota al momento e che poi riascoltate ad alto volume in mezzo al fruscio sembrano dire qualcosa in cui si trova poi un significato a posteriori, perché il nostro cervello è fatto proprio in modo da trovare un significato nelle cose ambigue, no? Ecco, che cosa accade queste proprio persone, cioè perché? Perché c'è questo bisogno, cioè bisogno di avere un conforto, una risposta che la persona che noi amiamo così tanto non è scomparsa per sempre, ma in qualche modo è ancora presente, ci parla, ci dà conforto, ci dice va tutto bene. E quindi in questi casi ovviamente non si può prenderla troppo alla leggera, non si può ovviamente. Tu hai mai studiato un caso di questi? Sì, ce ne abbiamo studiati diversi. Che cosa succede? Qual è la dinamica? In questi casi noi semplicemente, dopo aver verificato appunto che non c'è una voce dell'aldilà, non c'è un messaggio, non c'è una qualche traccia spiritica di nessun tipo, ma ancora una volta sono interferenze, sono soprattutto illusioni che una persona vive, non c'è molto altro da fare. Noi non abbiamo nessun diritto né di dire alle persone guardate che forse vi state sbagliando, guardate che state vivendo forse un'illusione. Ecco, perché appunto l'epilogo della situazione è assolutamente opposto rispetto agli esempi che abbiamo affrontato, certo, all'inizio della rubrica. Cioè se nei casi in cui
diventa veramente manifesto ed evidente come ci si sia semplicemente preso gioco dei presenti. In questo caso non ci si prende gioco di nessuno tranne che di se stessi, quindi diventa anche difficile far scoprire la verità. Certo. Tranne quei casi in cui c'è qualcuno invece che questa pratica la mette in vendita, tra virgolette, in quel caso allora lì siamo proprio nell'abuso della credulità, in quel caso bisogna stare attenti, se c'è qualcuno che ve la offre magari è meglio starne all'allarme. Questa è la domanda che di volta in volta in questa rubrica io ti pongo. Che cosa dobbiamo fare di fronte a questo genere di fenomeni? Cioè, il nostro approccio deve essere quello di totale, assoluta incredulità, oppure deve essere quello di uno scetticismo ragionato, ma dotato anche di mente aperta? Il problema della vita oltre la morte è una di quelle cose ovviamente a cui la scienza non può dare una risposta, no? Non c'è nessuna... Forse il tema dei temi. Esatto, è una delle domande delle domande. Non si può dire esiste al di là, non esiste. Cioè, ci sono persone che hanno magari una fede religiosa e per loro la risposta c'è già, ma dal punto di vista scientifico non c'è modo di saperlo. Quindi se qualcuno vi promette contatti di questo tipo, andateci con i piedi di piombo. Grazie Massimo, grazie al CICAP. Noi ci vediamo la prossima settimana per parlare delle fate di Sherlock Holmes. Ci spiegherai poi cosa c'entra il mitico personaggio di Sir Arthur Conan Doyle con delle fate, ma fermiamoci qui. Naturalmente l'inspiegabile spiegato torna la prossima settimana, mentre invece Rebus, questione di conoscenza, torna tra poco, dopo la pubblicità.